Buonasera e benvenuti al secondo appuntamento di Classica, ma non troppo, l'intervista. Questa sera abbiamo come ospite una giovane promessa del concertismo, in questo caso un pianista, Giacomo Corbetta. Buonasera Giacomo e grazie per aver accettato il nostro invito. Tu sei giovanissimo, hai appena compiuto 18 anni, sì. Ma hai già un'importante, se vogliamo dire, anche carriera come pianista alle spalle, già numerosi importanti successi di cui parleremo ampiamente nel corso della serata. Però la prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato al mondo della musica, visto anche la tua giovanissima età? Ok, ti ringrazio per l'invito, per me è un piacere. E, diciamo che mi sono avvicinato alla musica in generale, allo studio del pianoforte, all'età di 6 anni, quando mio padre metteva in casa musiche di Bach o altri importanti autori, e io a volte mi emozionavo, io comunque sentivo la musica in modo particolare, già a quell'età sentivo una particolare attrazione, potremmo certo. dire, per quel mondo, e per questo mio padre mi ha portato da un suo amico che insegnava e insegna tuttora pianoforte, pianoforte a una scuola civica di San Donato, dove abito tuttora, e così ho iniziato lo studio del pianoforte appunto all'età di 6 anni. Successivamente ho per caso conosciuto un importante pianista franco-americano, si chiama Eugen Indich, e egli mi ha consigliato un maestro a Milano, dove appunto abito, con cui tuttora studi, giusto? Sì, esatto, questo maestro è Vincenzo Balzani, con cui grandissimo pianista, assolutamente, sì. Con cui ho poi continuato gli studi dall'età di 10 anni e continuo tuttora gli studi con lui. Tu hai 18 anni, quindi immagino stai ancora frequentando l'ultimo anno delle superiori, giusto? Sì, sono al 5° anno di liceo classico. Ok, impegnativo immagino conciliare sia gli studi musicali al pianoforte, che comunque richiedono tante ore di esercizio, e anche con la frequenza al mattino della scuola e lo studio poi scolastico. Sì. Come riesci a conciliare il tutto? Sicuramente è un grande impegno, ci vuole tanta forza di volontà, tanta passione, tanto amore per la musica, che porta appunto sempre grande motivazione, grande volontà, e sicuramente l'organizzazione del tempo è un fattore fondamentale, e anche se appunto quest'ultimo anno in particolare è parecchio impegnativo. L'anno della maturità, sì, immagino. Esattamente. Sì, immagino. Quindi tu stai ancora quindi studiando privatamente, quindi la tua prospettiva sarebbe quella poi di entrare nei corsi accademici in conservatorio una volta terminata la maturità, giusto? Sì, esattamente. Penso che appunto dopo aver terminato la maturità andrò al Conservatorio di Milano, continuerò gli studi con il mio maestro Vincenzo Balzani e poi si vedrà. Ok, assolutamente. Vorrei già cominciare a farti conoscere al nostro pubblico anche come pianista. Mi hai portato due importanti esempi musicali tratti da due tue esecuzioni. Tra l'altro, neanche a farlo apposta, sono i tuoi due autori preferiti, da quello che mi dicevi, perché Bach e Rachmaninoff. In questa prima parte ci occupiamo di Bach. Cosa mi hai portato di bello che faremo ascoltare al nostro pubblico? Allora, questo brano è il Preludio Fuga numero 4 del primo libro da Clavicembalo Ben Temperato. È un preludio e fuga che sento molto e ho deciso di studiarlo perché, devo dire, proprio lo adoravo e già dal primo ascolto. È la fuga, in particolare è la fuga della croce, per cui la disposizione delle note del tema della fuga è appunto come una croce. E appunto è in do diesis minore, quindi una tonalità anche ostica, sì. Una tonalità, sì, oltre che ostica, anche molto appunto drammatica, perché rappresenta in questo caso la croce di Gesù che porta, certo, sulle spalle poi la morte.
quindi ascolteremo buon la ascolto. fuga, Sì. tratta da La questo fuga, preludio sì. e fuga, un brano, come dicevi tu, di non semplice esecuzione, poi ne parleremo. Possiamo ascoltare questo primo contributo video. Thank you.
Innanzitutto complimenti Giacomo perché Grazie. affrontare con la tua giovane età un brano così complesso tecnicamente ma anche musicalmente non è facile, quindi congratulazioni davvero per l'esibizione. Sono anche molto contento che tu mi abbia portato proprio una fuga di Bach di cui io ho parlato ampiamente nel corso delle puntate di Classica, ma non troppo, avendo fatto anche ascoltare una fuga al violino. Infatti noi violinisti e pianisti condividiamo le fughe bachiane con cui dobbiamo fare i conti, tra virgolette. E appunto parlavo, è il brano contrapuntistico per antonomasia, la fuga come tecnica compositiva, e la difficoltà sul violino, come immagino lo sia anche sul pianoforte, è quella di calibrare il giusto peso delle varie voci. Qual è la tua strategia e quali sono anche i consigli che ti dà il tuo maestro su questa, che è la difficoltà, secondo me, più importante di una Sì. fuga. Beh, allora, partiamo dal fatto che questa fuga ha cinque voci, quindi su Impegnativa. questo punto di vista sì, si può, appunto. Diciamo che è sicuramente importante avere presente tutte le voci mentre si suona, quindi io ho utilizzato un'edizione di Béla Bartók che ha praticamente riscritto la fuga su 5 pentagrammi, appunto, scrivendo Le tutte le voci, quindi voci della fuga su. dando anche maggiore chiarezza Sì, visiva. anche Sì. scrivendo tutti i colori che lui pensa che siano giusti. E quindi questo è un primo punto. Poi studiare molto lentamente, questo è un fattore fondamentale per appunto capire tutte le voci e poi metterle insieme. E la diteggiatura anche sicuramente Aiuta. è un Per aspetto trovare fondamentale. il giusto peso che Sì, sia, esatto. diciamo, equivalente Sì, per tutte le dita, esatto. giusto? Sì. Perché appunto la polifonia in Bach, nella polifonia è necessario appunto dosare il peso del tasto, che alcune note andranno suonate come ad esempio il tema o temi secondari più forte, altre più piano. Quindi sicuramente anche la diteggiatura è un aspetto È fondamentale. Sì. importantissimo. Ecco, il brano che ci hai fatto vedere era tratto da una tua esibizione dal vivo, giusto? Sì, Dovere doveri in questo caso? l'ho eseguito questo brano recentemente in Casa Verdi a Milano, in occasione di un concerto di Natale organizzato dalla Piano Friends, dove appunto da Katia Iglesias e Vincenzo Balzani Certo. sono. Quindi un'esperienza anche molto importante per te Sì, questa. sicuramente. Ecco, volevo appunto chiederti fino ad ora quali ritieni le tue esperienze, intendo come esibizioni dal vivo, più importanti, quelle che ti hanno lasciato maggiore emozione, ecco. Ok, beh, sicuramente a Milano, parlando stando in Italia, le più importanti anni fa ho suonato il primo concerto di Beethoven con l'orchestra diretta dal maestro Passerini a Morbegno, nel Teatro Sociale di Morbegno. È stata veramente un'esperienza unica Immagino. Anche ho fatto un recital quest'anno per la Società dei Concerti di Milano, che è molto importante, invita anche personaggi, grandi Illustri, personaggi, certo, sì. sì. All'estero sicuramente il terzo premio che ho preso al concorso César Franck in Belgio è stata una Immagino, grande sì, esperienza, una un'esperienza bella molto esperienza, sì. importante. E a Leon anche ho fatto due recital nella sala della Fondazione Euterpe a Leon, che è una sala abbastanza importante. Immagino. E solitamente quando affronti i recital per pianoforte solo, qual è il tuo programma tipico? Nel senso, cosa preferisci mettere come Beh, repertorio? cerco innanzitutto di variare un Variare, po', quindi certo. partendo magari da autori più classici, passando da magari anche passando per i romantici, da Chopin o Rachmaninoff, e poi sì, finendo con Rachmaninoff o Scriabin, che è Certo. un po' più moderno e Però sì. Bach non può mancare, giusto? Il tuo Diciamo Bach. che sì, diciamo che ho fatto più Bach ultimamente. Eh In sì. passato
non ho eseguito Bach E in beh, modo anche perché è un particolare. autore a cui ci si arriva Sì, anche, esatto, sì. diciamo, con un po' più di calma, proprio anche per le difficoltà di cui parlavamo, perché non è l'autore che, diciamo, ti espone al grande virtuosismo, quindi magari può anche essere l'autore, come diciamo noi, strappa applausi, però allo stesso tempo ha delle grandissime difficoltà, magari anche più nascoste, perché a un primo ascolto non sembrano così Sì. evidenti, ma in realtà sono per tutto il discorso che Sì, facevamo prima. esattamente. Assolutamente. Io intanto ti ringrazio, noi ci prendiamo una breve pausa, al termine della quale torniamo sempre a proseguire la chiacchierata con Giacomo Corbetta. A più tardi. Bentornati a Classica ma non troppo l'intervista. Proseguiamo la chiacchierata con Giacomo Corbetta, ricordiamo giovane promessa del concertismo, un pianista di soli 18 anni. Giacomo, con te nella prima parte abbiamo parlato diciamo, delle tue prime esperienze, anche molto importanti di cui ci hai parlato. Abbiamo ascoltato appunto una fuga di Bach tratta da una tua esibizione dal vivo. A tal proposito volevo chiederti quali sono. Abbiamo già un po' parlato dei tuoi recital, dei programmi che solitamente fai, ma parlando proprio più a tuo livello personale, quali sono i repertori, gli stili o anche gli autori che maggiormente apprezzi come musicista e come pianista? Ok. Allora, diciamo che Scriabin è uno dei miei autori preferiti insieme a Bach, ultimamente mi piace molto, ma Scriabin è quello che appunto ho anche eseguito di più nell'ultimo periodo. Ho eseguito di Scriabin la seconda sonata Fantasie, la Fantasia opera 28, e sicuramente appunto insieme a Bach, a Rachmaninoff sono gli autori per me più Importanti. importanti che ho eseguito anche di più, insieme anche a Chopin. E a proposito di Rachmaninoff, mi hai portato un altro importante contributo video, questa volta invece preso da un'esibizione di un concorso, Sì, è una giusto? registrazione che ho effettuato l'anno scorso per un concorso internazionale, sì. Di Rachmaninoff, cosa ci farai ascoltare di bello? Allora, suonerò l'Elegia opera 3 numero 1, tratta appunto i 5 brani opera 3 di Rachmaninoff. Ok, ascoltiamo insieme.
Brano stupendo, Sì. davvero, molto ben eseguito, complimenti Grazie. davvero Giacomo. Ti volevo chiedere una cosa, no? Perché tu mi hai portato due appunto, video di tue esibizioni, la prima, quella di Bach, era tratta da un recital dal vivo, quindi un recital col pubblico, mentre questa che abbiamo appena ascoltato era tratta da un concorso. Da musicista, io perlomeno in prima persona, quando è capitato a me, avvertivo grande differenza tra l'esibirmi per un pubblico e per una commissione. Anche per te è la stessa cosa? Avverti delle differenze oppure per te è indifferente che suonare per un pubblico o per una commissione di un concorso? Beh, Avverti la pressione, diciamo, del concorso, del giudizio? Ecco, volevo chiederti questo sì, soprattutto. no, beh, sicuramente è differente, nel senso che la differenza fondamentale sta nelle libertà che puoi prenderti mentre esegui. Quindi se magari, diciamo, in pubblico, in un concerto davanti a un pubblico, magari puoi, diciamo, cedere di più alle emozioni, magari a quello che senti in quel momento, mentre in un concorso si tende a cercare di essere più, è un po' brutto da dire, ma più perfetti Sì, possibili. ho afferrato perfettamente il concetto ed è la Quindi verità, sì. diciamo che sì, può risultare, un aspetto svantaggioso il fatto di dover considerare di più l'aspetto tecnico, anche se è importante comunque mantenere Eh una sì. interpretazione emotiva e stare dentro la Ma l'idea musica. di ricevere un giudizio poi ti crea stress questa cosa oppure ti carica maggiormente? Ma diciamo che penso che sia soggettivo, però a me personalmente mi mette un po' più d'ansia. Immagino, sì, è una cosa assolutamente normale. Ecco, invece volevo parlare con te. Abbiamo visto due tue esibizioni nella formazione di pianista solista, però so che tu hai anche affrontato repertori di musica da camera. Me ne vuoi parlare? Sì, ultimamente ho suonato con un violinista, si chiama Leonardo Moretti, stiamo preparando adesso un programma per metà gennaio. Sto affrontando il Divertimento di Stravinsky per violino e pianoforte, che è una musica un po' nuova per me perché non ho mai affrontato veramente la musica, potremmo dire, più moderna. Diciamo dal Novecento in poi, ecco, Sì, sì. adesso, oltre alla settima di Prokofiev, diciamo, sto entrando in questo nuovo mondo per Mondo, me, diciamo. certo. La musica da camera, penso sia fondamentale. Diciamo che ti migliora sia sull'aspetto ritmico, sia sull'aspetto di lettura a prima vista, ma anche sul fatto di mantenere una certa rigorosità mentre si suona, nel senso che mentre si suona da solista, soprattutto magari in pubblico, si rischia di prendersi troppe libertà, Sì. che poi dipende anche da individuo a individuo, ma se hai una persona con cui devi suonare, bisogna innanzitutto avere ben presente che cosa c'è scritto sullo spartito, il tempo le pause, eccetera, eccetera, e poi prendersi le libertà che si decidono insieme. Quindi questo è molto utile anche poi in visione di un concerto o un'esecuzione con un'orchestra, può essere molto, molto utile, sì. E quindi tu prevedi che ci sia la possibilità di creare delle tue formazioni cameristiche durature, oppure preferiresti pensare più alla carriera come pianoforte solista, che sia da solo o solista con orchestra? Diciamo che ora come ora mi sto più concentrando sulla carriera da solista, ma penso che sia importante comunque anche mantenere una certa continuità anche di musica da camera. Infatti spero di poter mantenere una collaborazione duratura con in particolare questo violinista, ma se ci saranno anche altre occasioni sarò ben contento di Assolutamente. accettarle.
Benissimo. Volevo chiedere, appunto, tu sei giovanissimo, abbiamo già citato alcuni dei successi che comunque hai già raggiunto. A proposito, ce ne vuoi parlare, vittorie importanti in concorsi? Quali sono state fino Ma adesso? diciamo O che piazzamenti sì. importanti, ecco. Cesar Franck, come ho detto già, ma in Italia può essere considerato il concorso Leggio, Stradella, Orbetello, o a Roma anche, ho fatto il primo premio, al Benissimo. List online, il video che avevamo mandato ho preso il primo premio, questi sono tutti esempi. E invece, appunto, parlando dei successi passati, invece, per quanto riguarda le tue prospettive future, cosa prevedono i tuoi progetti? Ci hai già ovviamente accennato che proseguirai gli studi al triennio al Conservatorio di Milano a partire dal prossimo anno, ma pensando un po' più in là dal punto di vista anche delle tempistiche, quali sono i tuoi progetti? Fermarti in Italia piuttosto che pensare a delle esperienze all'estero? Parlo di esperienze ovviamente durature. Oppure non concerti. Ecco, volevo chiederti cosa pensi di Ok, fare da beh, grande, diciamo, tra virgolette. diciamo che non ci ho ancora ben pensato, però sicuramente penso che potremmo chiamarlo master, cioè i 2 anni all'estero penso di farli dopo il conservatorio, e diciamo per il mio futuro sicuramente il mio obiettivo adesso è quello di ampliare il più Lo possibile. riterresti una cosa importante tu, l'idea di studiare all'estero? Pensi che sia una cosa che dia un qualcosa in più? Penso di sì, sicuramente almeno per qualche anno, perché comunque all'estero, non dappertutto, ma spesso la musica è considerata di più, ci sono più occasioni, anche nella cultura proprio italiana, un po' la musica classica si sta un po' perdendo, e Purtroppo, anche sì. nell'educazione, potremmo dire, nelle scuole, ad esempio in Germania. È molto più considerata tra i ragazzi, insegnata e si dà più valore. Ecco, per esempio, la Germania potrebbe essere un tuo paese d'approdo Potrebbe, sì, quali potrebbe. nazioni avresti in mente nel Ma caso? potrebbe essere la Germania come l'Inghilterra, Londra Sono esempi, sì. E quindi tornando alle prospettive future, quindi fare degli studi e poi ti vedi appunto come Sì, pianista in carriera, esatto. giusto? Appunto, il mio obiettivo adesso è quello di ampliare il più possibile il mio repertorio Ecco, in a vista proposito, di. cosa ti piacerebbe affrontare di repertori o di brani che ancora non hai studiato, ma che invece vorresti far diventare dei tuoi cavalli di battaglia? Ma adesso stavo pensando a Vers la Flamme di Scriabin, mi attira molto come brano anche da portare in caso a dei concorsi. Adesso mi sto concentrando sulla settima di Prokofiev che sto appunto intraprendendo proprio adesso e dovrò eseguirla in un recital a marzo, quindi queste sono le 2 cose principali anche degli studi di Scriabin, opera 8, che mi piacciono. Sempre il tuo autore preferito, d'altronde, giustamente, quindi quello è il periodo. E però mi dicevi, visto anche, ti piacerebbe dare un occhio anche alla musica del Novecento Sì, beh, in realtà principalmente quello che sto già facendo, quindi Quindi di il Novecento storico, Prokofiev. non ancora musica No, 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 contemporanea. non ancora, però Ok. Ti sicuramente piacerebbe ci in sarà. Sì, futuro? sì, sì, sì. Ok, molto, molto bene. Io, Giacomo, ti ringrazio di aver accettato il nostro invito e della bellissima chiacchierata che abbiamo fatto e Grazie a voi. ovviamente ti auguro che tutte le tue prospettive e tutti i tuoi sogni anche da questo punto di vista possano essere ampiamente realizzati come giustamente anche meriti. Quindi grazie davvero ancora per aver accettato il nostro invito. Per oggi è tutto, termina la seconda puntata di Classica, ma non troppo, l'intervista. Vi do ovviamente appuntamento alla prossima settimana con una nuova intervista, ovviamente sempre senza dimenticare l'appuntamento del giovedì sera al termine del TG di Antenna 2 con il consueto appuntamento con la rubrica Classica, ma non troppo. Grazie e buon proseguimento di serata.